Ciao a tutti e ben trovati o ben arrivati. Io sono Martina. Oggi in questo torrido agosto noi ci facciamo un bel viaggetto in Sicilia perché vi racconto questo libro di Elio Vittorini, libro che rientra veramente tra i classici del mio cuore, ma che non è abbastanza conosciuto. Infatti Elio Vittorini è uno di quegli scrittori che si studiano tanto a scuola, si continuano a leggere sì e no fuori dagli anni appunto scolastici, però è uno di quegli scrittori che bisogna saper prendere per il verso giusto. Che cosa voglio dire? Che tante volte si parla di romanzi come Il Garofano Rosso, Erica e i suoi fratelli, tantissimo di Uomini e No, perché è il romanzo della Resistenza, però si parla meno di Conversazioni in Sicilia. Questo è il motivo per cui vi voglio parlare di questo libro. Perché se ne parla meno? Perché Conversazione in Sicilia è un romanzo obiettivamente non intellegibile come gli altri. È un romanzo allegorico, è un romanzo che non vuole raccontare in maniera che sia facilmente comprensibile da tutti quello che vuole dire, ma è un romanzo scritto appositamente in modo cifrato. Perché appositamente? Per un motivo molto semplice: quando Vittorini lo scrisse era il 1937 e quando lo finì nel 1939 era un periodo in cui in Italia c'era, come sappiamo, il regime fascista e di certo certe cose non si potevano dire in modo palese, in modo esplicito, quindi bisognava camuffarle. L'obiettivo del romanzo era proprio raccontare l'avversione al fascismo, l'avversione alla guerra di Spagna che stava imperversando in quel periodo, ma farlo senza che la censura se ne accorgesse. Il fatto che poi la censura se ne fosse accorta e lo abbia censurato, lo abbia espulso dalle librerie, beh, quello è un altro discorso, ma intanto l'intenzione di Vittorini c'era. Detto, Conversazioni in Sicilia viene scritto nel 1937 e racconta la storia di un viaggio. Il protagonista è Silvestro, un ragazzo che ha circa 30 anni e che è originario della Sicilia. Lui e tutti i suoi fratelli però da diverso tempo si sono ormai trasferiti lontano. Lui abita al nord, viene contattato dal padre, il quale gli invia una lettera. Nella lettera il padre gli dice: caro Silvestro, io ho lasciato definitivamente tua madre, quindi se ti capita valla a trovare. Il figlio accoglie questa notizia e decide di approfittare della sollecitazione del padre, quindi si mette sul treno e parte alla volta della Sicilia. Questa discesa progressiva attraverso la penisola dura tanto tempo. I viaggi in treno, ora fortunatamente non sono più così, io ve lo garantisco perché sono siciliana, il treno lo prendo spesso, però non ci vuole così tanto tempo per arrivare a Milano. Invece qua trascorrono quasi 2 giorni sul treno e durante questi 2 giorni in treno Silvestro conosce una serie di personaggi. Questi personaggi non sono dei personaggi narrativi, ma sono dei personaggi funzionali, cioè hanno la funzione di rappresentare dei simboli e di mettere nella testa di Silvestro dei dubbi. Questo romanzo comincia con una delle frasi più famose della letteratura italiana e anche una delle più belle, secondo me, che è: io ero quell'inverno in preda ad astratti furori. Cosa sono questi astratti furori? Ma è la crisi, la confusione. Questo Silvestro sente dentro di sé questo tormento, no? Che lo sconvolge, che lo scuote. Però è un tormento infecondo perché non sa dove canalizzare questa energia. Allora, quando si sente questo tormento dentro, no? Uno dei desideri dovrebbe essere quello di fare canalizzare questa tensione da qualche parte. Lo si può fare oggi, che so, nell'attività sportiva, nelle attività artistiche. Però in quel momento storico era più appropriato farlo nell'ambito dell'impegno civile e lui è lì che cozza perché lo stesso Vittorini aveva un po' militato nel fascismo, poi ne stava uscendo, insomma non era deciso, non sapeva quale dovesse essere la sua posizione nel mondo e questo trasferisce sul suo Silvestro. I personaggi che sono intorno a lui gli insinuano questo dubbio e continuano a farlo una volta che lui è arrivato in Sicilia. C'è una parte splendida che riguarda proprio il valore, il significato dell'infanzia. Io vi leggo qualche frase soltanto da qui. Mi chiesi perché, dopo tutto, il mondo non fosse sempre come a 7 anni, mille e una notte. Guardavo l'aquilone. Questo si chiama drago volante in Sicilia ed è in qualche modo Cina o Persia per il cielo siciliano. E io non potevo non chiedermi, guardandolo, perché davvero la fede dei 7 anni non esistesse sempre per l'uomo. Ragazzo, uno non chiede che carta e vento, ha solo bisogno di lanciare un aquilone. Esce e lo lancia, ed è grido che si alza da lui, e il ragazzo lo porta per le sfere con filo lungo che non si vede, e così la sua fede consuma, celebra la certezza.
Quindi da bambini, da ragazzi, ci sono tantissime certezze. La certezza è un aquilone, questa speranza che vola nel cielo, è la certezza di alzarsi la mattina e di avere una nuova fiaba da leggere, da raccontare. Però man mano che si diventa grandi, queste certezze crollano e si comincia a provare paura, perché bisogna prendere delle scelte, bisogna maturare. Il libro è scritto, è formato da 5 parti. La prima parte è il momento in cui Silvestro riceve questa lettera, poi c'è il viaggio, che è la seconda parte, e il dialogo con la madre. Quando si arriva alla terza parte è un tripudio. Tantissimi critici hanno ritenuto la terza parte, ed hanno ragione, secondo me, la migliore di tutto il romanzo, perché la terza parte è il famoso giro delle iniezioni. La madre di Silvestro, che si chiama Concezione, non è un caso, perché i personaggi sono appunto funzionali, simbolici, quindi la madre, quella che concepisce, Concezione, porta questo figlio in giro per il paese. Lei deve fare le iniezioni per guadagnarsi qualcosa, visto che ora il marito se n'è andato, lei si è messa a fare le punture alle persone, girano per queste case, ma questo giro è fantasmagorico, perché le case sembrano quasi le case delle fiabe, si alternano le case dei poveri, della gente più povera, più mesta, con le case che non vengono definite ricche, perché non sono ricche, ma sono meno povere, e le si riconosce da un elemento olfattivo, cioè dal mosto, è l'odore del vino, quell'odore del vino che non è ancora vino, ecco, quello è l'odore delle case dei non poveri. E qui ci sono delle scene esilaranti, nel momento in cui si arriva a casa di una vedova, per esempio, la madre insiste a tutti i costi perché il figlio veda questa iniezione, ma per fare questo la madre deve spogliare la vedova, e questo è un tripudio di risolini e gridolini, e detti e non detti. Perché? Perché al tempo uno dei motivi per cui la censura attaccava i libri era proprio la pornografia. Oggi ci fa ridere questa accezione portandola a questo caso del libro, però per quell'epoca sì che un giro di iniezioni in cui c'è una vedova denudata diventa pornografico, ed fu uno dei motivi per cui il libro fu censurato. Terminata questa parte, che è scoppiettante, si arriva nel cuore del romanzo, che è anche la parte più criptica e più difficile. La parte quarta e la parte quinta sono quelle in cui il nostro Silvestro comincia a incontrare i personaggi funzione veri e propri, personaggi che hanno un ruolo, cioè devono interpretare delle maschere vere e proprie. Incontra l'Arrotino prima di tutti. Questo Arrotino, Calogero, è lo spirito rivoluzionario. Lui cosa fa? Arrota le lame, arrota i coltelli, e chiede a Silvestro se ha qualcosa da arrotare. Ma Silvestro ha solo un temperino, una piccola lama. Il suo spirito rivoluzionario forse c'è, ma è ancora molto limitato e deve essere spronato. Incontrano poi Ezechiele, che è lo spirito consolatorio, lo spirito dei narratori, che come bravi poeti devono consolare la gente, però non hanno delle armi per poter affrontare il mondo e per poter cambiare veramente le cose. E ancora poi vanno avanti, conoscono Porfirio è lo spirito cattolico, per esempio, la morale cattolica che propone l'acqua viva come soluzione per tutti i mali del mondo, e infine Colombo, che rappresenta l'intellettuale di regime, fino ad arrivare all'incontro con lo spirito del fratello morto di Silvestro, lo spirito del fratello che è morto in battaglia. È uno spirito che non sa più parlare, che si sa esprimere soltanto attraverso delle mezze frasi, dei bocconi di frasi, degli che non dicono mai niente, perché ad un certo punto è come se l'azione debba subentrare. Ci sono delle parole che non possono essere messe in atto dalle parole, ma devono essere sostituite dai fatti. Questo libro è difficile proprio perché è allegorico, e quindi ha bisogno un po' di strumenti per poter essere letto. È un libro che si può leggere anche secondo altre direttive, per esempio l'indagine cromatica, ecco, che c'è in questo romanzo. C'è tanta alternanza fra luce e ombra, tra colori e bui. Questa Sicilia, che è solitamente descritta come assolata, caliginosa, focosa, in realtà è una Sicilia fatta di nero e di cenere, una Sicilia dove c'è tanta desolazione, una Sicilia che sembra quasi un'antologia di Spoon River. E non è un caso, perché lo dice lo stesso Vittorini in nota: lui ha scelto la Sicilia come poteva scegliere qualsiasi altro luogo, non ha importanza dove ci troviamo, perché non vuole essere una terra che riporta all'infanzia dello stesso Vittorini, ma l'immagine di una terra primigenia, atavica, di una terra rurale e anche violenta, pure in queste nette contraddizioni cromatiche. Per quanto riguarda lo stile, questo libro è stato tante volte accusato, no, di essere nato sotto l'influenza di Hemingway, e in effetti la componente c'è.
Ma non è un caso, Vittorini traduceva dall'inglese, dall'inglese americano, aveva già tradotto Steinbeck, Poe tradurrà anche Hemingway, quindi l'influenza di questi scrittori non è indifferente per lui, uno stile rapido, sincopato, fatto di fatti più che altro, però un libro come Conversazione in Sicilia, Hemingway non l'avrebbe mai potuto scrivere, perché Conversazione in Sicilia è ricco di tutta quella dimensione degli astratti furori che è propria del simbolismo di uno scrittore straordinario qual è stato Vittorini. Tutti questi dialoghi con tanti personaggi, si sarebbe dovuto dire Conversazioni in Sicilia. In realtà la scelta di utilizzare il termine al singolare denota proprio la volontà di renderlo quanto più astratto possibile, questo lo fece notare proprio Cesare Pavese. È un romanzo catalizzatore, è un romanzo che è un viaggio e dal quale si esce trasformati, senza ombra di dubbio. Per leggerlo bisogna sapere un po' del contesto, sì, sicuramente sì, perché sennò ci si perde, però si scopre veramente un lato che è anche magico, un lato fiabesco, c'è tanta dimensione della fiaba, del teatro, della finzione, di quello che gli altri vogliono che noi siamo. Il padre di Silvestro recitava l'Amleto. Silvestro da bambino leggeva Le Mille e una Notte. Vorrebbe continuare da una parte a vivere in un mondo di fiaba. Forse un mondo di fiaba è possibile, ma soltanto nel mondo dell'infanzia, che è quello dove lui ci riporta di nuovo, ci riporta indietro in questo viaggio nell'inconscio, in questo viaggio nel passato. Una ultima curiosità riguarda proprio la corrispondenza tra Vittorini ed Hemingway. In una lettera a Hemingway, Vittorini disse, e ci è rimasta questa confessione, che lui non riusciva a terminare mai i libri che amava. Amava tantissimo Guerra e Pace, amava tantissimo Robinson Crusoe, ha amato tantissimo Farewell to Arms, l'addio alle armi di Hemingway, ma proprio perché amava questi romanzi non riusciva a completarli, non ha mai letto le ultime 20 pagine di questi libri. Questo configura anche la sua abilità come scrittore, proprio perché per completare un libro lui aveva bisogno di aprirne uno nuovo e quindi creare una concatenazione fra il precedente e il successivo. E quindi Conversazioni in Sicilia viene completato quando già aveva iniziato il romanzo successivo. Se volete leggere questo libro, ed è una lettura davvero arricchente, proprio perché è una lettura di quelle che richiedono attenzione, profondità, concentrazione e sprofondarci dentro a tutti gli effetti, io vi consiglio sicuramente questa, l'edizione della Burr. Questa ha le illustrazioni di Renato Guttuso. Illustrazioni che furono aggiunte successivamente, non uscirono con la prima edizione, ci fu un'edizione del 53 che aveva le fotografie che furono fatte proprio durante un viaggio svolto appositamente da Elio e una troupe per fotografare certi luoghi, facevano parte proprio del testo. Queste illustrazioni sono arrivate dopo, ma al di là delle illustrazioni il testo è ben corredato di una nota critica importante, c'è un'introduzione che svela tanti segreti, tante cose che riguardano proprio il libro e sicuramente rende l'esperienza di lettura più motivante e anche più soddisfacente e chiara. Spero di avervi un po' incuriosito, è un romanzo che vale davvero la pena leggere e noi ci vediamo come sempre domenica prossima con il prossimo video. Ciao!